L'ultima notte è stata lunga per Anna. Ancora una volta ha dovuto fare i conti con la propria coscienza. Chissà se Clara si è già alzata. Devo finire di prepararle i bagagli. Che crudeltà. Non capisco perché abbiamo dovuto portare avanti così a lungo questa messa in scena. Sono tanti i modi per eliminare una persona velocemente, facendola sembrare una morte naturale senza farla soffrire inutilmente per troppo tempo. Chi dirige tutto questo non deve avere un briciolo di umanità. Clara, Davide e io siamo gli attori di questa macabra commedia e non conosciamo neppure il regista. Non è facile interpretare la propria parte, essendo consapevoli che per uno di noi la fine è veramente segnata. Sono sicura che Clara sospetta qualcosa. C'erano i segni della paura nei suoi occhi ieri sera quando mi parlava. Eppure non ho altra scelta. È inutile che mi faccia prendere dai sensi di colpa e dai sentimentalismi. In effetti, sono un po' in ritardo per i pentimenti. La luce del bagno illumina la sua figura riflessa nello specchio. Ecco a voi, signori, il bel prodotto dei servizi sociali. Ma che altra scelta potevo avere? Si domanda, alla ricerca di una soluzione che non riesce a concedersi. E intanto, per l'ennesima volta, ripensa all'epoca in cui si è trovata da un giorno all'altro senza una casa, senza un lavoro, senza una prospettiva, sola, in mezzo alla strada, con una piccola valigia in mano. All'interno pochi abiti, abiti logori come la sua vita, nonostante fosse appena una ragazzina. Ogni volta che si presentava per un lavoro, le venivano richieste credenziali o competenze che non possedeva, per non parlare della non trascurabile impossibilità di fornire l'indicazione di un indirizzo di residenza. Era stato Davide, l'autista dell'organizzazione, a notarla su una panchina. Lei se ne stava lì, da alcune ore. Stanca, affamata, infreddolita e ormai del tutto sfiduciata, si era arresa. Stava veramente pensando di farla finita. L'uomo l'aveva avvicinata e le aveva chiesto se cercasse lavoro. Il giorno dopo, come promesso, era tornato con una proposta. E così. Eccomi qui, la carceriera dell'organizzazione. Quando le era stato spiegato come l'organizzazione ricercasse dei soci e dei soggetti ricchissimi per sfruttarli al fine di impadronirsi dei patrimoni delle vittime predestinate, Anna aveva pensato in un primo momento che la stessero prendendo in giro. Ma quando le avevano mostrato le opere di quel grande fotografo canadese, il cui nome non riesce proprio mai a ricordarsi, che aveva girato il mondo per immortalare persone straordinariamente somiglianti, ma senza legami di sangue. Aveva dovuto ricredersi. Guardando quelle immagini, la teoria secondo la quale ognuno di noi ha nel mondo almeno un sosia, pareva ampiamente dimostrata. Sono stata brava però. I capi devono riconoscerlo. Ho seguito le persone che mi hanno affidato passo dopo passo e nessuno è mai stato in grado di tornare con la memoria alla precedente esistenza. Nessuno tranne Emma Valadier. L'identità di Clara non l'è mai calzata a pennello. Sono sicura che sospetta qualcosa e che i suoi ricordi si stanno risvegliando. Poveretto. Mi fa una pena. Ieri, quando le ho detto che sarebbe dovuta partire per una vacanza, ho visto il terrore nei suoi occhi. È come se avesse capito. È come se avesse intuito che questo potrebbe essere il suo ultimo viaggio. Anna, angosciata, sente la bocca farsi improvvisamente arida. Adesso basta, basta, devo smettere di pensarci, tanto non sono in condizione di impedirlo. Sa benissimo che se mai qualcuno dell'organizzazione dovesse anche solo sospettare una simile debolezza, lei verrebbe immediatamente liquidata. E chissà come, si chiede retoricamente. Non tolleriamo sentimentalismi o sciocche ricadute di coscienza, le avevano chiarito sin dal principio del suo percorso di istruzione. E lei è ben consapevole di quale fosse il significato di quell'avvertimento. Questa volta però, quanto vorrei essere altrove, quanto vorrei non averla mai conosciuta. Mentre sorseggia al caffè e programma mentalmente la giornata, il cellulare che tiene nella tasca dei pantaloni vibra. È il telefono con il quale l'organizzazione la contatta, una linea protetta. Il numero apparso sul display però non è quello consueto. Strano.
Di solito il numero con cui mi chiamano è un altro. Sono appena le 7:30, deve esserci qualcosa che non va. Pronto? No, non è possibile, esclama, posando la tazzina sul tavolo. Raggiunge le scale di corsa, il piano superiore è silenzioso. I passi veloci di Anna risuonano con un eco potente. Sempre parlando al telefono arriva davanti alla camera di Emma. Spalanca la porta, la stanza è vuota. Anna corre nel bagno e poi nella cabina armadio. Non c'è, è fuggita veramente, ma come avete fatto a saperlo? Sì, mi scusi, no, ho capito. Se ne occupano i vertici, è un codice rosso. Certo, certo, cominciamo subito. Chiamo immediatamente Davide. Sì, mi è ben chiaro. Smantelliamo tutto e cancelliamo tutte le tracce. Incredula. Anna chiude la comunicazione, resta immobile al centro della stanza, fissando qualcosa. L'immagine del suo viso, riflessa nello specchio montato sopra il cassettone. Le sta sorridendo.